fare i conti con l'ambiente, 2015, Palazzo Rasponi, siamo con Anna Montini, Università di Bologna e SIDS. Ecco, quali sono gli effetti del turismo sui rifiuti solidi urbani? Ecco, che poi il contenuto, il titolo del suo intervento di oggi nell'ambito di questo workshop. Perfetto. Allora, gli effetti del turismo sono rilevanti e con gli effetti del turismo sulla quantità di rifiuti prodotti nelle province italiane si riesce a capire anche che in giro per l'Italia ci sono comportamenti più virtuosi o meno virtuosi. Ad esempio ci sono livelli di rifiuti prodotti per anno che raggiungono gli 800 kg nelle province più turistiche come ad esempio Rimini, ma ci sono altre province altrettanto turistiche come Bolzano e Trento che hanno una quantità di rifiuti prodotti pro capite sui 500 kg. E questo spiega anche da solo un po' che un buon management nella gestione dei rifiuti, nelle modalità di raccolta, nella tariffazione che si fa pagare certo. alle famiglie per la collocazione dei rifiuti nei cassonetti o attraverso i sistemi porta a porta può influenzare effettivamente una riduzione della quantità di rifiuti complessivamente generata. Il turismo è quindi importante perché comunque anche i turisti producono rifiuti che vanno a finire nei cassonetti oppure attraverso i sistemi di ristorazione e di accoglimento, di accommodation, diciamo alberghiero, e finiscono lo stesso nei cassonetti urbani, quindi sono i cittadini a pagare anche per certo. i rifiuti prodotti dai turisti stessi. Grazie professoressa, perfetto. Buon lavoro, buona grazie giornata. Mille, grazie. Buongiorno.